Adesso parliamo di Enrico Bernardo, miglior sommelier al mondo. Andiamo a Milano, la città che lo ha festeggiato, la sua città. Vediamo il servizio. Si muove tra i bicchieri come un mago tra gli alambicchi ed effettivamente Enrico Bernardo col vino sembra compiere magie. A soli 27 anni questo milanese di Limbiate, ultimo di 7 fratelli, ha conquistato ad Atene il titolo di campione del mondo dei sommelier, battendo in finale rivali preparatissimi, tutti più vecchi di lui, e portando il nostro paese a vincere dopo 26 anni. Io ho avuto la fortuna nel 95 di assistere a una finale mondiale a Tokyo, del miglior sommelier del mondo. Questa giornata è stata chiave nella mia carriera perché ho deciso quel giorno di fare il campionato mondiale. Se l'aspettava la vittoria finale? Sì, sì, me l'aspettavo perché mi ero preparato per vincere, ero molto determinato, avevo le idee ben chiare, sapevo quello che dovevo fare e conoscevo le mie capacità. Qual era la prova che temeva di più e quella in cui si sentiva più forte? Quella in cui mi sentivo più forte sicuramente era la prova del contatto con i clienti, dell'abbinamento cibo-vino con un menù, quindi presentare vini che ho degustato attraverso il mondo e parlarne proprio con semplicità e con souvenir, con ricordi. E quella più difficile che ho sempre vissuto nei concorsi internazionali, anche nell'europeo, è la correzione della carta dei vini. Lei ha parlato di contatto con i clienti, perché il sommelier è anche un po' psicologo, è così? È soprattutto psicologo in sala, in una sala di ristorante dove ci servono una sessantina di persone, si hanno esigenze diverse dalla clientela e sicuramente il più grande esercizio di un sommelier, ma comunque anche di un maître d'hôtel, di chiunque sta in sala, è di adattarsi alle diverse personalità che si hanno come clienti. Ecco, un italiano che da tanti anni ormai vive a Parigi, in Francia, un italiano che ha battuto i francesi, come hanno reagito i suoi colleghi alla sua vittoria? Ma benissimo, perché oramai 7 anni mi hanno tra virgolette un pochino adottato, mi considero un sommelier quasi francese, però sicuramente la cosa più bella che mi ha dato più soddisfazione dopo la vittoria è vedere il Figaro in prima pagina e una mia foto con su scritto "Le meilleur sommelier du monde è italien", quindi il miglior sommelier del mondo è italiano. Cosa c'è nel futuro di una persona che ha 27 anni e già il migliore del mondo? La voglia di scrivere qualche libro, la voglia di aprire un ristorante o anche voglia di fare un vino, per esempio, nel futuro. Il miglior sommelier al mondo si è mai ubriacato? Domanda furba. Come capita a tante persone che vivono nella felicità, nella generosità, anche con il vino si può vivere felicemente bevendo bene. Tiziana Prezzo, Sky TG24, Milano.